Ciao a tutti, oggi puntata speciale, inizia il corso di programmazione sul linguaggio Basic del Commodore. La puntata di oggi riguarda la creazione di un semplicissimo programma. Vediamo come digitarlo, come visualizzarne il listato, come modificarlo, per poi avviarlo e interromperlo. Iniziamo a imparare come ragiona il computer e impariamo i primi comandi. Nelle prossime puntate vedremo anche come salvare e caricare file, come trasferirli su PC e viceversa, e anche come creare dei programmi sul PC utilizzando il blocco note per poi trasferirli sul Commodore ed eseguirli. Il semplice programma che realizziamo oggi può essere eseguito su tantissimi Commodore differenti, su Commodore 16, sul VIC-20, sul 64, sul 128, ma anche sul PET, anche sugli emulatori, quelli per PC, quindi il VICE e il CCS64, e potete eseguirlo anche sul vecchio GV Basic che si trovava nel DOS. Se state utilizzando il Commodore PET, ricordatevi di digitare il programma tutto in minuscolo. Vi suggerisco di iscrivervi al canale e anche di attivare la campanella delle notifiche. In questo modo sarete avvisati quando pubblicherò le altre puntate del corso. Ecco quindi, in questo video corso super aggiornato, le risposte a tutti i vostri quesiti. Papà, ma se i Commodore hanno 40 anni, come fa il corso ad essere super aggiornato? Entriamo nel vivo del discorso ed accendete il vostro Commodore o avviate il vostro emulatore. A proposito di emulatori, se non sapete come scaricarli, vi invito a guardare il mio video lungo e noioso in cui spiego passo dopo passo come scaricare, installare e avviare un paio di emulatori Commodore per Windows 10, il CCS64 e il VICE. Innanzitutto, sapete come vengono eseguite le istruzioni nel BASIC? Il computer le esegue in sequenza, dal numero di riga inferiore al superiore, a meno che non si incontrino delle istruzioni tipo goto, gosub, delle funzioni o dei cicli che possono saltare da un punto all'altro del programma. Iniziamo a digitare il listato del programma. Il primo programmino che si realizza in genere viene chiamato Hello World, ma chissà perché i primi programmi che ho realizzato io per testare nuovi linguaggi di programmazione o degli hardware particolari si sono sempre chiamati Ciao Amedeo. Ecco, in questo caso il programma realizza qualcosa di simile, ma con il vostro nome. Ogni riga del programma inizia con un numero. Non importa che numero è, l'importante è che ogni riga abbia un numero diverso. Se scrivo più volte una riga con lo stesso numero, solo quella che ho scritto più recentemente rimane in memoria. Inoltre, consiglio di lasciare un po' di numeri vuoti tra le varie righe, anche per poter inserire altre funzionalità in futuro. Per confermare e memorizzare la riga del programma, dopo averla digitato, premere Return o Invio se state utilizzando un emulatore per PC tipo VICE o CCS64. La prima istruzione che vediamo, REM, indica un commento che vogliamo includere nel programma. Non serve a nulla nell'esecuzione, ma è utile per ricordarci in futuro a cosa serve il programma o una parte di esso. È bene mettere molti commenti nei programmi per ricordarci non tanto a cosa servono le varie istruzioni, per questo ci sono i manuali, quanto più per ricordarci la logica di funzionamento del software che abbiamo realizzato. Ho anche incluso una seconda riga di commento che suggerisce il sito internet dove inserisco i miei video e i miei articoli. Ricordatevi che le istruzioni vanno inserite in maniera precisa e corretta, con tutti gli spazi e segni di punteggiatura, altrimenti il programma potrebbe non funzionare. La terza riga di programma, quella indicata con 30, contiene un'istruzione, input, che indica un ingresso di dati. Il computer ci chiede quello che abbiamo indicato nelle virgolette, in questo caso come ti chiami. Il punto di domanda viene aggiunto in automatico dal BASIC. La nostra risposta, che digitiamo su tastiera, viene salvata in una variabile che è un contenitore di dati. In questo caso ho aggiunto un dollaro dopo il nome della variabile a dollaro, per specificare che si tratta di una stringa, cioè mi aspetto una sequenza di caratteri e non, ad esempio, un numero su cui effettuare dei conti. Approfondendo il discorso delle variabili, dovete considerare che il BASIC del Commodore considera solamente le prime due lettere del nome della variabile. Quindi, ad esempio, le variabili abc$, ab$, ma anche abd$ rappresentano lo stesso contenitore. Lo potete verificare con l'esempio che vedete in sovraimpressione. Ma torniamo al nostro programma. La quarta istruzione, print, serve per scrivere a video quello che è indicato nelle virgolette, ma anche la variabile che abbiamo digitato prima e il punto esclamativo. Viene concatenata la scritta ciao con il nome contenuto nella variabile a dollaro, nonché il punto esclamativo. Il punto e virgola alla fine della riga serve a indicare al BASIC di non andare a capo con il cursore dopo aver finito di scrivere a monitor. Ed eccoci all'ultima riga del programma.
L'istruzione GoTo, che in italiano significa vai a, e meno male che il basic non è stato scritto o tradotto in italiano, serve a spostare la sequenza di esecuzione del programma ed è quindi utile per saltare a un'altra riga, in questo caso la 40. Se vogliamo digitare più istruzioni sulla stessa riga, nel basic queste vengono divise con i due punti. Infatti, nella stessa riga di programma ho incluso anche un commento. Bene, ora possiamo avviare il programma digitando run e premendo return. Ma un attimo! Rullo di tamburi! E vai! Ed ecco il nostro programma in funzione. Lo vediamo sui vari computer. Sul Commodore 64, su Commodore 16, sul VIC 20, sull'emulatore per il PET, sul 128 e lo vediamo anche sul GV Basic per DOS di un computer IBM. È sempre lo stesso programma e funziona su tutti i dispositivi. Proseguiamo il corso e vediamo come gestire l'esecuzione del programma. Per interrompere l'esecuzione del programma, premere il tasto Run Stop su Commodore. Sugli emulatori il tasto Run Stop viene sostituito da ESC, quindi sia sul BIOS che sul CCS64 per interrompere l'esecuzione del programma dobbiamo premere ESC. Sull'emulatore del PET bisogna premere CTRL per interrompere il programma. È possibile riavviare il programma da dove si era interrotto, digitando il comando CONT. Se avessimo digitato RUN al posto di CONT, il programma sarebbe ripartito dalla prima riga. Lo sospendiamo di nuovo premendo Run Stop. Bene, puliamo il monitor premendo contemporaneamente i tasti Shift e CLR Home. Per visualizzare l'istato del programma che abbiamo digitato in precedenza, scriviamo il comando list e premiamo return o invio sull'emulatore CCS64 VICE per PC. In questo caso il programma è corto e ci sta tutto in una videata. Ma in caso il programma fosse molto più lungo, è possibile visualizzare solo un certo intervallo di righe, ad esempio list-20 visualizza fino alla riga 20, list-30 visualizza solo la riga 30, list-30- mostra il programma dalla riga 30 in poi, list-20-30 visualizza il listato dalla riga 20 alla 30 comprese. È possibile modificare le righe di programma semplicemente spostandosi sopra con il cursore, modificando la riga interessata. Ad esempio, se vogliamo modificare la riga 30, cambiando il testo da come ti chiami a qual è il tuo nome, ci possiamo posizionare sulla riga con il cursore. Andiamo a modificare il testo tra le virgolette e inserendo gli spazi mancanti con Shift Del, per poi confermare la riga premendo Return. Ed ecco il programma modificato in funzione. Bene, la prima puntata del videocorso è terminata. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, in modo da essere avvisati quando usciranno le altre puntate del corso. Parleremo di come salvare file sia su cassetta che su dischetto. Parleremo anche di come trasferire file da PC a Commodore e viceversa tramite SD 2IEC e Kung Fu Flash. Editeremo dei programmi più complessi con Windows e li convertiremo in PRG per essere eseguiti dal Commodore. Vedremo altri programmi più impegnativi e impareremo altre istruzioni in BASIC. Insomma, gli argomenti sono ancora tanti. Ci vediamo presto! Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo!